It is the 41st millennium. In the grim darkness of the far future, there is only war. Bentornati, io sono Federico, Samael, se preferite. Prima di iniziare, oggi vi voglio dare solamente due informazioni. La prima è che ho creato la pagina Instagram, il canale Telegram ed anche il gruppo su Telegram. Quindi chiunque avesse piacere di unirsi o di seguirmi, trova il link qua sotto in basso nel primo commento. Seconda cosa, una volta che siete iscritti, troverete una campanellina. Se cliccate lì sopra, attiverete i feed per ogni volta che pubblicherò un contenuto, quindi riuscirete a rimanere sempre al passo con le mie pubblicazioni, per così dire. Non mi rimane altro che augurarvi un buon ascolto. Le guerre di unificazione si sono concluse con un bagno di sangue. Non che ci si potesse aspettare diversamente, del resto. Questo traguardo costituisce la fine di un percorso, di un'ascensione condivisa, ma che in un certo senso si è mostrata spiccatamente personale. Mi spiego meglio. Quella che si è concretizzata a livello apparente è stata la scalata al potere di un popolo, di una nazione. Scavando però sotto l'epidermide della realtà, al contrario, si è trattato di un'affermazione individuale dell'imperatore come singolo, del palesamento di doti e capacità eccezionali tali da garantirgli di reclamare per sé il pianeta nella sua interezza. In altre parole, ciò che ha prevalso non è stata una cultura dominante, un modo di intendere l'esistenza, un modello economico, come si è verificato ad esempio, volendo fare un paragone con i tempi odierni e reali, con l'imperialismo statunitense, che ha puntato a soppiantare le radici culturali delle classi popolari degli stati, gettando le basi per un dominio economico e militare su di essi. E per quanto la supremazia bellica sia stata sicuramente lo strumento per tale dominio, nelle guerre di unificazione non si è concretizzato il prevalere di un popolo su di un altro. In un certo senso si è trattato di scontri tra fazioni della stessa grande ed eterogenea nazione. Il carattere strettamente personale dell'impresa è innegabile. Una vittoria dell'imperatore, più che del suo impero. Ma ciò sta per mutare radicalmente, adesso. È giunto il momento di plasmare la storia e la coscienza dell'umanità, muovendola verso un'autoconsapevolezza che finora, salvo alcuni sprazzi ormai dimenticati, come quelli della Golden Age, le è mancata. Il primo passo consiste senza dubbio nella conquista del sistema solare. Ma per esporsi nuovamente ai rischi e dalle minacce che si nascondono fuori dalle porte del sistema, che si estende per poco più di un misero giorno luce, è necessario essere dotati di strumenti atti a resistere all'ignoto ed a dominare sul campo di battaglia. Un esercito degno del suo imperatore, per disciplina ed abilità marziale, che sarà capace di reclamare una galassia intera. Tutto ciò comporterà senza dubbio dei rischi, è vero, il piano di colonizzazione è ambizioso. Un confine sempre più esteso risulterà praticamente impossibile da gestire per un individuo solo, anche se quell'individuo è proprio l'imperatore. Serviranno dei leader, fra i quali frazionare il potere, competenti da un punto di vista militare, ma non solo. Carisma, abilità nella diplomazia, gestione della logistica, genio creativo. Tuttavia, per intrinseca natura, l'uomo si mostra debole davanti all'occasione di accentrare potere su di sé. E più la fonte del controllo su di esso è lontana, più la tentazione si fa intensa. L'ambizione può rischiare di destabilizzare un impero, ma essendo questo un problema connaturato all'essenza stessa dell'uomo,
Quale può essere la soluzione allora? Beh, costruire uomini migliori. E così, per l'imperatore, è finalmente giunto il momento di perfezionare un progetto che porta avanti persino da prima delle guerre di unificazione. Il progetto dei primarchi. They shall be my sons, and in them will live the hopes of a unified humanity. Theirs will be the strength to prevail, not only when victory lies within his reach, but even when it seems unattainable. When doom settles like a shroud of war. Those times of darkness, my noble sons will shine, the brightest of all. Ma cosa sono i primarchi? I primarchi sono a tutti gli effetti creazioni dell'imperatore. 20 o 21 super uomini pensati per guidare l'umanità nell'imminente grande crociata. Leader frutto dell'ingegneria genetica, di insegnamenti rigorosi e non solo. C'è molta più oscurità di quanto non traspaia apparentemente, ma approfondiremo tra poco. Per capire la nascita del progetto dei primarchi, dobbiamo tornare indietro fino al millennio 29, prima dell'inizio delle guerre di unificazione, quando l'imperatore realizza un impianto, un laboratorio, fra i monti di quella che per noi oggi sarebbe la catena himalayana. I feti dei primarchi sono custoditi all'interno di capsule di coltura e gestazione accelerata. Temendo che i poteri perniciosi possano interferire con il suo lavoro, pone a protezione della camera il più potente Gellarfield mai realizzato ed inscrive sulle incubatrici antichi glifi di protezione. Ma come nasce un primarca? Cosa possiede di peculiare dal momento che non è l'unica entità frutto dell'ingegneria genetica, come ad esempio Custodes e Guerrieri del Tuono? La risposta risiede nel DNA. L'imperatore estrae infatti un campione del proprio sangue, che ricordiamo essere quello di un perpetuo, di modo che possa servire come base comune a tutti i suoi figli. In un secondo momento, tale modello viene poi elaborato per ciascuno dei 20 primarchi in modo diverso. Ad esempio, in certi casi si nota come alcune sequenze di geni siano state volontariamente cancellate, oppure come il genoma originario sia stato persino ibridato con quello di animali. Basti pensare, ad esempio, nel gene di Limon Ras si riterrà successivamente che sia ipotizzabile l'esistenza di tracce di DNA appartenente ad un canide. Alla luce di questo possiamo perciò tranquillamente affermare che sia intenzione dell'imperatore caratterizzare ogni primarca ex ante, ponendosi nei loro confronti come un demiurgo che plasma la sua opera, deliberandone attitudini ed indole in una certa misura. Tralasciando le questioni morali, vedremo con il tempo come ciascuno di essi mostrerà delle aree nelle quali risulterà particolarmente dotato, abile ed in un certo senso sovrumano, mentre in altre sarà assimilabile quasi ad un umano ordinario, soggetto e vulnerabile a certi tipi di spinte emotive o razionali. Ad ogni modo, ciò che è importante sottolineare adesso è come i primarchi siano la risultante non solo di una manipolazione a livello fisico, biologico, genetico, ma molto probabilmente anche di un'elaborazione avvenuta sul piano, fra virgolette, spirituale. Ma partiamo dall'inizio. Gli scienziati di epoca imperiale ritengono che certe caratteristiche, spesso comuni ad ogni primarca e, cosa ancora più importante, persino all'imperatore, derivino da un'influenza non prettamente scientifica, bensì esoterica. Non è un caso, ad esempio, che praticamente tutti posti all'interno di una società tendano ad emergerne come leader, dotati di indiscusso carisma e genio. Tali risultati potrebbero essere il frutto di contaminazioni ed elaborazioni psioniche da parte del loro creatore.
la cui origine risale alla Dark Age of Technology. Si narra che durante di essa l'imperatore avesse compiuto un viaggio assieme ad altri perpetui, facendo rotta verso Molech, un Night World non troppo lontano dalla Terra. Sul pianeta si era poi imbattuto in un Warp Gate, attraverso il quale aveva avuto accesso al piano dell'Immaterium. Ma a che pro accedere adesso? Perché esporsi così direttamente ai pericoli del caos? Chiaramente, nessuno sa nel dettaglio e di per certo cosa sia avvenuto in tale circostanza. Fatto sta che è probabile che buona parte della conoscenza e dei poteri utili alla creazione dei primarchi l'imperatore li abbia ottenuti proprio in quel momento, tramite una qualche forma di accordo con le entità più potenti di quella dimensione. Va da sé, come abbiamo detto, che molte delle loro qualità mentali e caratteriali siano verosimilmente frutto di tali influssi del warp, e che allo stesso tempo tali influssi abbiano portato con sé due conseguenze. La prima: è speculabile che proprio come essi siano nati sfruttando poteri e conoscenze conferite dal warp, adesso rimangano talvolta vulnerabili nel corso della loro esistenza. La seconda: una certa sensibilità da parte dei poteri perniciosi al progetto posto in essere dall'imperatore, nonostante i suoi tentativi di mantenerlo segreto. Non c'è bisogno di sottolineare come le forze dell'Immaterium temano la venuta dei primarchi. Pare che Tzinch avesse in qualche modo predetto che questi ultimi avrebbero recato fine al caos se lasciati liberi di agire indisturbati. Il dramma è inevitabile. Per queste ragioni, a discapito delle difese approntate dall'imperatore in persona, i poteri perniciosi riescono ad attrarre i corpi dei primarchi, ancora rinchiusi nelle capsule di gestazione, all'interno di un vortice warp ed a disperderli per la galassia. L'imperatore nulla può di fronte a ciò. Le sue creazioni, coloro che avrebbero dovuto aiutarlo a gestire l'impero ed a diffondere la verità imperiale, vengono isolati, ognuno separato e lontano dall'altro, su pianeti diversi, inconsapevoli della propria reale natura. Secondo alcune teorie, è proprio con questo primo contatto con le forze caotiche che vengono piantati in essi i semi del dubbio, della corruzione, del tradimento, e che condurranno poi all'eresia di Horus. Tuttavia, fortunatamente, o forse per intervento dell'imperatore, i primarchi atterrano tutti su pianeti che accolgono antiche colonie umane, e ciò permetterà ad essi di sopravvivere. Anzi, non sarà inusuale vedere come molti di essi emergeranno nelle rispettive società come leader naturali, a riprova del magnetismo esercitato dalle loro personalità. Innegabilmente, la dispersione dei primarchi è un boccone molto amaro da buttare giù per l'imperatore. Sente, percepisce che in loro scorre ancora la vita, pur non conoscendone l'ubicazione. Tuttavia, la arrendevolezza non è certo caratteristica che gli pertenga e si adatta alla situazione. Il tempo degli Astartes è giunto.